Dunque, chiariamoci subito, in questo video non vi farò vedere attrezzatura, non vi spiegherò cosa uso, non faremo escursioni, quindi sarà un video pallosissimo. E qui crollo verticale dei minuti di visualizzazione, ma chi se frega. No ragazzi, scherzi a parte, intanto ciao a tutti. Sto facendo questo video perché ultimamente non sto pubblicando niente sul canale e probabilmente anche prossimamente farò veramente pochi contenuti, perché purtroppo vivendo in Emilia Romagna praticamente non ho possibilità di andare a fare uscite, e questa cosa mi sta la sto accusando parecchio, quindi mi scocciava non farmi più vedere, non farmi più sentire, quindi ci tenevo a fare un video in cui magari colgo anche l'occasione per dirvi un po' di cose. Mi sono anche fatto degli appunti per cercare di dirvi tutto. Le difficoltà dovute a questo periodo di pandemia sono tante, e tra restrizioni, zona arancia, zona rossa, zona gialla, zona bianca, non si capisce più niente. Poi comunque sì, in Emilia Romagna non è che ci siano tante cose da poter fare da questo punto di vista, o meglio, ci sono, ma per una questione di coerenza non lo sto facendo, perché sono più, come sapete se mi seguite da un po', sono più orientato a frequentare Alpi, Dolomiti e vi dicendo, piuttosto che Appennini. Quindi dover andare a frequentare per forza zone solo per dire sono andato a fare un trekking non mi andava, cioè preferisco fare cose che mi piacciono davvero, che mi ispirino, anche perché farvi vedere una cosa obbligata mi sembra abbastanza una sciocchezza. Non vorrei neanche far passare il messaggio che questo sia il problema maggiore, cioè nel senso, siamo in un periodo terrificante, ci sono persone che stanno avendo problemi seri di salute, di lavoro e vi dicendo, cioè la mia è una cosa molto più leggera, mi raccomando, capitemi, non voglio vedere magari commenti sotto il video con scritto pensa a lavorare, pensa alla salute, lo so perfettamente, il mio è un discorso molto più leggero, ma che comunque volevo affrontare, perché da qualche tempo ho deciso di dedicarmi al canale, è una cosa che mi sta piacendo, che mi sta appassionando, mi piace sentirvi, in tanti, qualcuno di voi mi sta scrivendo privatamente su Instagram, parliamo di montagna, di attrezzatura, e la cosa mi sta esaltando parecchio, quindi era giusto per avere un contatto diretto con voi, per dirvi la situazione, e niente, tutto qua, quindi ripeto. Discorso leggero, raga, manteniamolo tale. Fra le varie cose, in questo periodo avrei voluto appunto farvi vedere il materiale nuovo che ho preso, avrei voluto farvi qualche recensione dopo averlo utilizzato, ma appunto non lo sto utilizzando, quindi lo zaino, la tenda, la quilt nuova che avevo preso aspetteranno, quindi sicuramente saranno contenuti che vi farò vedere più avanti, se riuscirò appunto a sfruttare queste nuove cose che ho comprato, perché tra l'altro sono tutte cose validissime che non vedevo l'ora di provare. Solamente lo zaino sono riuscito a usarlo due volte, e invece le altre due cose, la tenda e il quilt, sono ancora in armadio, nuovi, perfetti, intonsi, che non sono mai stati usati, e mi piange il cuore a vederli lì. Quindi niente, anche per queste cose aspetteremo un attimo, ma niente di più. Ok, dopo questa fase molto depressiva, molto triste, facciamo dei discorsi un po' più allegri, un po' più divertenti. Intanto vi ringrazio perché il canale sta continuando a crescere, anche se siamo sempre numeri bassi, ma come vi dicevo in un altro video, io sono iper contento. In questo momento in cui stiamo registrando siete in 416 iscritti al mio canale, e per me è un risultato fantastico. Quindi ragazzi, grazie di cuore, grazie per tutti i like che mi mettete, grazie per i commenti che mi fate, e davvero per me è una gran figata, perché ho deciso di dedicarmi a pieno a questo canale, le soddisfazioni stanno arrivando. Altra nota positiva, a breve vi farò un video in cui vi parlo del materiale di zaio che ho comprato esattamente un anno fa durante il lockdown, e insomma nel giro di un anno ho provato tutto, quindi vi voglio dare il mio parere su quello che ho provato, e quindi ripeto, fra qualche giorno lo registrerò, poi lo pubblicherò, così vi darò un parere su questa ditta, anche perché ci sono stati pro e contro, e mi piace avere anche un confronto con voi, voglio sapere se magari qualcuno ha riscontrato insomma le mie stesse opinioni, si è provato questo materiale. Niente, se invece quest'estate ci sarà possibilità di muoversi, io spero, perché sono abbastanza stanco di essere limitato, avrei in progetto ovviamente di fare uscite giornaliero, magari anche stare fuori una notte, ma mi piacerebbe anche molto fare un percorso un po' più lungo, magari come ho fatto qualche tempo fa con l'Alta Via numero 1, mi piacerebbe fare qualcosa del genere, ma purtroppo siamo nelle mani di qualcun altro, dai, sappiamo tutti come siamo messi, quindi non dipende tanto da me, dipende più che altro dalla situazione che si porrà. E altra cosa positiva di cui vorrei parlarvi, cioè più che altro sono dei ringraziamenti, perché ovviamente il canale si è stato
andando dal mio punto di vista bene, e anche grazie a qualcuno, anche grazie a chi di voi mi sta dando una mano. In special modo vorrei ringraziare, anche questi me li sono scritti perché non volevo dimenticare nessuno, vorrei ringraziare Peugeot Anvi, che ha secondo me uno dei canali più fighi in assoluto di YouTube Italia riguardo all'outdoor, e lo volevo ringraziare perché qualche tempo fa ha fatto una specie di concorso, non so se si può chiamare così, in cui ho fatto vedere i canali di outdoor più piccoli, diciamo sotto i 1000 iscritti. Sono stato selezionato e da lì insomma ho iniziato ad avere un po' più di visibilità, quindi ringrazio Peugeot per questa occasione che mi ha dato, oltre a ringraziarlo come sempre per i contenuti che pubblica, che sono sempre di grande utilità per tutti noi secondo me. Un'altra persona che vorrei ringraziare è Filippo Raposelli del canale To The Summit, che anche lui intanto mi dà visibilità nel suo canale, quindi io ci tengo a ringraziarlo pubblicamente, anche perché ci sentiamo spesso, oramai è nata un'amicizia purtroppo solo virtuale, ma prima o poi ci incontreremo, sempre lockdown permettendo, e sicuramente ci faremo delle belle uscite insieme, quindi grazie Phil anche a te. Un altro che vorrei ringraziare è Omar Kinea o Bears Feather, ho fatto anche un video con lui sul canale in cui lo intervistavo. Lui diciamo non è propriamente un trekker o un hiker, ma è più un viaggiatore, e anche lui mi ha concesso insomma di far conoscere il mio canale attraverso il suo canale YouTube. Fra l'altro ragazzi, tutti questi canali che sto citando ve li lascio sotto in descrizione e vi consiglio di andarvi a iscrivere, perché secondo me sono dei canali davvero fighi riguardo all'outdoor, al trekking e appunto al viaggio come nel caso di Omar, quindi mi raccomando andateli a seguire perché meritano davvero. Poi vorrei ringraziare i ragazzi di Focus on Trip, che è un blog che ovviamente parla di trekking, e anche loro ogni tanto mi concedono qualche repost o qualcosa su Instagram, più prevalentemente perché appunto loro non hanno un canale YouTube, ma ringrazio anche voi ragazzi. E poi vorrei ringraziare Loris di Attrezzatura Trekking, che è sempre un blog che anche questo vi consiglio di andare a vedere, perché ha pubblicato tanti miei articoli che avevo scritto su un blog. Non l'ho mai detto a nessuno questa cosa, ma tempo fa avevo aperto un blog in cui parlavo di design, poi l'ho chiuso per vari motivi, non riuscivo a stare dietro come volevo insomma, e Loris appunto mi ha concesso, insieme ovviamente ai ragazzi che tengono con lui il blog, mi ha concesso di non far morire questi articoli, li ha ripubblicati sul suo sito, insomma mi sta dando anche lui visibilità, appunto mi ha concesso di non lasciar morire questo piccolo lavoro che avevo fatto. Quindi ragazzi, davvero grazie a tutti voi, e ovviamente ringrazio anche tutti diciamo i miei amici o tutti quelli che repostano o ripubblicano i miei lavori. Che dirvi, io spero di avervi detto un po' la situazione al meglio. Ripeto, il video sarà una palla atomica, però ci tenevo a rimanere in contatto con voi, mi sembra corretto insomma rimanere in contatto, visto che è l'unico modo che abbiamo è farvi vedere video. Poi ovviamente mi potete seguire su Instagram, però su Instagram di certo non posso farvi vedere contenuti del genere. Quindi ragazzi, io di nuovo vi ringrazio tutti, e tanto che non lo dico, ma se vi va di supportarmi iscrivetevi al canale, lasciatemi mi piace, scrivete commenti, insomma, perché è l'unico modo per far andare a bomba l'algoritmo di YouTube, ed è una delle poche cose che mi può aiutare. Quindi davvero di nuovo grazie a tutti voi, ci vediamo presto con appunto il video sull'attrezzatura di sdraio, e speriamo davvero, speriamo tantissimo di rivederci al più presto all'aperto, che io ragazzi non vedo l'ora, davvero non vedo l'ora. Ragazzi, di nuovo, ciao a tutti e grazie.